no, no, questa relazione deve finire assolutamente. Io non posso stare con una persona così. Mi sento soffocare, ma poi dai suoi. No, 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 basta. Adesso chiudo la chat e nemmeno gli rispondo. Va bene così. Che ci penso, è da tanto tempo che non controllo il profilo Instagram del mio ragazzo. Proviamo a vedere. Solite foto, niente di che. Però, ora che ci penso, guardiamo i suoi tag. Ma stiamo scherzando? Ma chi sarebbe questa? Ora devo subito scrivergli perché questa cosa mi fa ridere. Cioè no, veramente. Ehi, ciao. Cosa stai facendo? Beh, io stavo solo controllando qualche tua foto su Instagram. Ma mi sono imbattuta in un tuo tag leggermente equivoco. Scusa, ma chi sarebbe quella tipa che ti ha taggato? Scusa, ma volevi nascondermelo? Pensavi che io non l'avrei mai trovato? Pensavi che io fossi stupida? Ma cioè, tu mi stai tradendo? Amore, ti sei impazzita? Quella è solo mia cugina e sai che non ti tradirei mai. E poi amo solo te. Chi se ne frega che devi andare al bowling? A me interessava che tu mi dicessi che io fossi bellissima nelle foto che ti ho inviato. Vabbè, mi dispiace per te, tesoro. Io sono troppo perfetta perché qualcuno mi abbia e tu non mi avrai mai. Ah. Ha lasciato il suo cellulare in casa mia! Non ci posso credere! Finalmente potrò scoprire cosa combina e che cosa mi nasconde. L'unico problema è la password. Però scommettiamo che come password ha la sua data di nascita. Lo sapevo! Chi è questa Aurora? Cioè, mi sta tradendo? Quello stupido verme mi sta tradendo. Ora gli farò vedere io chi è Rebecca. Toh, i suoi vestiti qui da me. È ora di tagliarli tutti. Ora gli farò vedere io. E allora com'è finita poi? È finita per sempre, basta, io con quello lì ho chiuso per sempre. D'ora in poi inizierò a pensare di più a me stessa e uscirò con altri uomini. Sì, certo, io ti devo credere. Tra una settimana sarai ancora qui a pensare ancora a lui. No, 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 stavolta non andrà così, te lo assicuro. Ho chiuso proprio per sempre. 1 week later. Tu non sai cosa è successo? Ieri ero in giro e ho beccato Daniele con un'altra! Ma capisci che non si può permettere di fare una roba del genere? Te l'avevo detto, che avresti pensato ancora a lui. Lo sento da 3 giorni, però mi ha stufata. Ora che ci penso, potrei scrivere ad Alessandro.